Lunedì mattina stare all'alba al mare e gustarsi questa visione che l'estate è finita. Però per esperienza potremo pure arrivare a settembre-ottobre con delle giornate meravigliose. Bene, io spero che si senta bene perché una delle dirette che ho fatto ultimamente al mare, le cuffie non c'è bisogno, ultimamente la feci sempre a Ardea, vestito tutto quanto, con un bellissimo vestito, tornato appena da Tenerife, e quindi invece oggi questa location meravigliosa, dove io in questo ultimo periodo, dalla barca a vela a Castel Gandolfo, sono passato un pochino al mare, anche perché è sempre stato il primo amore, non si dimentica mai. E quindi mi sto allenando qui al mare con Elisabetta, che anche lei è appassionata di calisthenics, e quindi ci divertiamo tantissimo. E facciamo qualche foto, qualche video, sempre per quel progetto di Hombres di Tenerife, anche Mujer. Hombre e Mujer sarebbe uomo e donna, per chi non sapesse lo spagnolo. E quindi adesso, dopo questi 2 mesi di allenamento, di vacanza più che altro, perché me la sono presa proprio con una vacanza un po' più lunga, ho deciso di rivoluzionare la mia vita, in questo caso il mio corpo, alla mia età, per tutti i miei coetanei che delle volte dicono che la vita è finita. Io credo che c'è sempre una soluzione a tutto. La voglia di farlo, si può creare la voglia di farlo, perché poi fondamentalmente questo che cos'è? Noi invecchiamo tutti quanti e cerchiamo di mantenerci in forma per il lavoro che facciamo. Tanti colleghi parrucchieri che sono stati 40 anni a fa messi in pieghe, a un certo punto i muscoli si rompono e bisogna riaggiustarli. Quindi dobbiamo sempre prevenire. Da questo punto di vista, anche io fortunatamente mi sono sempre allenato da quando avevo 18 anni, certo, in modi diversi per lavorare. Quindi, se vogliamo fare dei lavori nuovi, perché c'è una rivoluzione in corso incredibile, proprio ieri ho avuto una bellissima intervista con una giovane, nel senso, una cinquantina d'anni più o meno, atleta, insegnante di aerobica, a un certo punto nella sua vita ha smesso di insegnare e si è messa a fare un altro lavoro. E quindi per 30 anni ha lavorato tantissimo e si è consumata in un modo incredibile. Adesso è la crisi del cinquantenne, se vogliamo. Uno vuole riprendere possesso di se stessa, e quindi con le competenze personali che ho acquisito in questi anni, entrare nei programmi di formazione come fare parlare in pubblico, sta entrando in questo percorso che durerà 12 mesi, dove insegnerò a come fare per diventare visibili. In questo caso specifico, una persona che ha una qualifica professionale per insegnare ginnastica, una persona che a 50 anni è talmente distratta per il lavoro che non riguarda il suo corpo, va entrare nel programma di Hombres e Mujeres di Tenerife
per giocare insieme questi 6 mesi di allenamento per arrivare a fare delle foto. Cosa voglio dire in questo contesto? La prima cosa da fare per fare negozio o per vendersi o fare quello che ti piace fare è ricentrarsi su se stessi, quindi delle volte per fare un cambio bisogna fare un culo che è il doppio, perché devi fare quello che fai e devi coltivare quello che vorresti fare. Quello che vorresti fare è una fatica enorme perché abbinato alle due cose è un po' difficile, però ci sono le soluzioni. E quindi nel momento che da un'idea poi diventa un hobby, poi diventa appassionarsi a quella cosa là, puoi lasciare quello vecchio e hai quello nuovo. Una persona che possa avere qualsiasi tipo di qualifica, riconosciuta o non, può cambiare vita, ma abbinando tutte e due le cose, perché lasciare quello che c'hai e intraprendere l'avventura di qualche cosa che non sai, anche perché nel momento che decidi di fare un cambio, devi confrontarti, devi aggiornarti, e quindi aiuterò questa persona, poi la intervisterò e ve la farò conoscere nel momento che inizieremo seriamente con questa formazione o informazione. Come fare parlare in pubblico e vendersi per quello che è la professionalità personale. Il mondo è cambiato, si può vendere online, perché? Perché no, anche fisicamente. Però adesso mi sono concentrato su questa cosa, funziona molto bene. Per le persone che vorrebbero saperle di più, seguitemi solamente, perché sono un bel caciarone. Faccio tantissime cose, però se andate a vedere, a leggere tra le righe, è solo una cosa. E questo è solamente per quegli appassionati che hanno una sensibilità. Quindi, se non ti piace, perché non è che devo piacere a tutti quanti, quindi posso essere anche molto vanitoso, perché ho deciso di diventare un attore, di esercitarmi, di formarmi anche alla mia età, anche perché l'essere umano da quando nasce a quando muore apprende sempre. Mo sta a noi apprendere o no. Ricapitolando, Hombres di Tenerife organizza questo viaggio tra 6 mesi, nel mese di aprile. 10 giorni di vacanza per divertimento e ci faremo delle belle foto dove poi il calendario verrà prodotto in Amazon e sarà a disposizione per quelle persone. L'aggettivo hombres et mujeres fa parte della storia dell'emigrazione italiana, quindi è un appellito del coraggio che una persona prende e se ne va in un altro paese e riesce anche a integrarsi. Questo è quel riconoscimento che va oltre dentro, è anche esteriore. Perfetto. Quindi oggi finisco le vacanze, ma ho iniziato queste dirette che per il momento la faccio giornalmente, gli orari ancora da decidere perché c'è da organizzare tante cose, perché voglio ricordare che il 2 di ottobre ho un corso di extension basico per un percorso per diventare leader in extension nella tua zona. Se sei interessato, segui i miei link qui sotto il video e contattiamoci, sentiamoci, così se ho qualcosa per te, personalizzarla a tutte le età, da quelli piccoli a quelli grandi, questa è una cosa importante. Riesco a fare formazione online con le piattaforme specifiche per te individualmente. E quindi oggi ci siamo quasi raccontato tutto quanto e ieri sera è stato bellissimo, ho cucinato la zucca e è stato un piatto meraviglioso, col peperoncino, molto semplice, ma proprio presa nel campo,
qui nel territorio di Ardea ci sono dei bei campi ancora con tante cose buone da mangiare e cercherò di raccontare anche questa cosa qui dell'alimentazione. In settimana incontrerò un personaggio atletico, un insegnante calistenico, dove andrò a allenarmi insieme a lui e poi ve lo presenterò perché lo show Moda, Tendenza, Creatività continua. Ci sono tante iniziative, però poi è un grande calderone dove andremo a raccontare con vari personaggi conosciuti o non. In questo caso il progetto di Hombres e Mujeres di Tenerife, ho bisogno di una persona professionale nel momento che le persone cominciano a giocare insieme a noi, hanno anche bisogno di una guida ben precisa, professionale, che le aiuti a migliorare, in questo caso specifico, per fare delle foto artistiche a Tenerife in un ambiente meraviglioso. Ma chi non gli piacerebbe nella vita? Quante volte abbiamo pensato di diventare modelli? Anzi, sicuramente mi vedrete a combattere come sfilare. Vediamo un po' se qualche amica mi farà un corso per sfilare da uomo. Che ne sai? Poi questo sarà divertente più avanti. Bene, siamo arrivati io credo a 11 minuti, il mare è bellissimo, io adesso mi vado a fare una passeggiata, vado a sentire un po' di musica e a mettere a posto tutte quelle cose che c'è da fare quando uno apre da solo una trasmissione di comunicazione, di storie, di raccontare com'è il mio stile classico, perché fa quasi 20 anni che sto smanettando con questi video e adesso le dirette che mi piacciono tantissimo perché metto in pratica tutte le cose che ho incontrato e alla veneranda età. Tutti i sogni che erano nel cassetto li sto realizzando e ve li sto raccontando. E quindi buona giornata, abbiamo fatto quasi 13 minuti, bellissimo, di solito arrivo a 15 minuti, però anche è vero che adesso quando incontreremo i vari personaggi che intervisterò, avremo delle tematiche differenti e se vuoi essere intervistato, contattami. È importante che rientri nella categoria della moda, della tendenza e della creatività. Grazie. Francesco Gallori, Tor Vaianica, no, Ardea, tanto qui ogni volta abbiamo una base, guardate che meraviglia, l'alberello. Bene, ciao.